questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 17 novembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Santa Elisabetta d'Ungheria, allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Figlia di Andrea, re d'Ungheria, e di Gertrude, nobildonna di Merano, ebbe una vita breve. Nata nel 1207, fu promessa in moglie a Ludovico, figlio ed erede del sovrano di Turingia. Sposa a 14 anni, madre a 15, restò vedova a 20. Il marito, Ludovico IV, morì ad Otranto in attesa di imbarcarsi con Federico II per la crociata in Terra Santa. Elisabetta aveva tre figli, il primogenito, Ermanno, vennero al mondo due bambine, Sofia e Gertrude, quest'ultima data alla luce già orfana di padre. Alla morte del marito, Elisabetta si ritirò ad Eisenach e poi nel castello di Pottenstein per scegliere infine come dimora una modesta casa di Marburgo, dove fece edificare a proprie spese un ospedale, riducendosi in povertà. Iscrittasi al terzo ordine francescano, offrì tutta se stessa agli ultimi, visitando gli ammalati due volte al giorno e facendosi mendicante e attribuendosi sempre le mansioni più umili. La sua scelta di povertà scatenò la rabbia dei cognati, che arrivarono a privarla dei figli. Morì a Marburgo in Germania il 17 novembre del 1231. È stata canonizzata da Papa Gregorio IX nel 1235. È patrona degli infermieri, delle società caritatevoli e dei fornai. L'etimologia del suo nome deriva dall'ebraico e significa Dio è il mio giuramento. Per questa giornata da parte nostra gli auguri a tutte coloro di nome Elisabetta. Iniziamo leggendo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. L'abbraccio agli abruzzesi di Parigi, rientrano i viaggiatori incappati nell'inferno, Hollande, siamo in guerra. E poi naia di la gestione a rischio, Pescara, la regione minaccia di togliere la piscina di Renzo. Mattarella omaggia il coraggio d'Abruzzo, la rettrice che parla con i numeri è un uomo che conosce il dolore. Nelle cronache, sempre a Pescara, la diocesi apre due porte sante per il giubileo. E poi l'ordinanza salmonella, blocco totale per le vongole. Oggi Mandragora guida l'U21 di Di Biagio. E poi ci spostiamo sulle pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo. Qui in apertura l'Aquila, l'abbraccio di Mattarella. La visita del Presidente della Repubblica, commozione e dolore davanti ai luoghi simbolo del terremoto. I ricordi non passano, ma l'università è l'esempio di come si debba ripartire. Parigi faccia altrettanto. E poi l'inaugurazione con Legnini nel nuovo tribunale. Pescara, lo scandalo delle mense scuote il comune. Indagati due dirigenti e quattro manager dell'azienda titolare dell'appalto del servizio. Teramo, gli scuolabus, blitz in municipio. E poi vasto, armi e droga nascoste in casa. Di spalla, spesa per i ticket, una circolare riapre la polemica tra Forza Italia e Giunta. Di taglio alto, calcio, under 21, a Castel di Sangro, gli azzurrini con Verre e Mandragora. Brugnara, post sisma e danni gonfiati in 70 nei guai. Pescara, il ritorno dalla Francia, quell'urlo ci ha salvati. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Un altro disabile travolto e ucciso, coppia d'anziani investiti a Colle d'Ara, lui sulla sedia a rotella muore durante il soccorso, lei resta ferita. Appalto, scuolabus sotto inchiesta, Teramo la procura manda polizia e finanze in comune. Gatti e Ginoble si fanno l'occhiolino, i rumors, un patto trasversale per governare Roseto. E poi il concerto Perla e di Paolo Nicola, quando la black music si incontra con il folk. Tortoreto, maggioranza, ribellati al sindaco Ricchi. Nelle cronache Lega Pro, Campitelli suona la sveglia al Teramo. E poi la sicurezza che non c'è, nuova raffica di furti tra i comuni montani. A Giulianova il rimpasto sta paralizzando il municipio. Di taglio alto il PD Teramano pronto a sabotare l'ASL unica, c'è lo zampino di Tommaso Ginoble. Mattarella all'Aquila, la cultura e il farmaco antioscurantismo. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, impegni domestici e di lavoro potrebbero rendervi un po' insofferenti, ma grazie alle ottime riserve d'energia riuscirete a portare tutto a termine. In amore siete poco propensi a concedere deroghe alle responsabilità del partner.
Toro, buon momento per impegnarsi a fondo nel lavoro. Se operate alle dipendenze altrui, cercate di fare di tutto per dimostrare di essere affidabili. Se avete un'attività autonoma, state particolarmente attenti all'organizzazione. Gemelli, è delizioso questo momento astrale, allegro e positivo, meritevole di programmi speciali. Professionalmente avrete successo e potrete mettere a fuoco i progetti che vi stanno particolarmente a cuore. L'amore è in cima ai vostri pensieri. Grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. In campo professionale, la fatica non vi spaventa, tanto più che si ventila l'ipotesi di un aumento di stipendio. Non siate sordi al richiamo della bella stagione che vi invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia dei vostri vecchi amici. Concedetevi una serata a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui a prendere l'iniziativa. Vergine, è il vostro momento. Se avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare d'oro da concludere, programmate per bene le vostre azioni in modo da arrivare al dunque in questo giorno favorevolissimo. L'amore va per il meglio. Bilancia, giornata complicata, distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, soprattutto se avete un'attività autonoma. In amore, non lasciatevi lusingare da facili avventure. Per i single si prospetta un periodo roseo. Scorpione, vi porrete mete davvero ambiziose e saprete anche perseguirle con metodicità ed energia. Giornata molto benevola, quindi, per quanto riguarda la sfera professionale, brillanti passaggi planetari segnalano la possibilità di realizzare progetti importanti. Sagittario, il cielo odierno vi vuole bene, fantasia, grinta e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative che potranno avere piacevoli risvolti sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali degli amici. Capricorno, l'umore oggi non è al top, ma se ciò cui aspirate è raggiungere risultati grandiosi e duraturi, non vi resta che fare buon viso a cattivo gioco. Coltivate il rapporto affettivo con amore e passione, non frenate i vostri slanci. Acquario, tutti i progetti nuovi sono favoriti dal cielo del giorno. Più avveniristici sono, meglio sarà. La luna porterà fortuna a tutti coloro che si occupano di informatica o pubbliche relazioni. Occupatevi del fisico. Pesci, le possibilità di ampliare la vostra attività saranno numerose e per quasi tutti si presenterà quella famosa occasione che permette di dare una svolta positiva al lavoro. Non si escludono nuove conoscenze, un modo per esaudire quel bisogno di novità. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani. In apertura, l'attacco all'Europa, Parigi, rete del terrore tra la Siria e il Belgio. La mente degli attentati è l'ex capo della cellula di Verviers, ora latitante, caccia aperta a Salah e Molenbeek, arrestato il presunto artificiere. Tra i 7 kamikaze ci sono 4 francesi, il giallo del passaporto siriano. Fermato in Serbia un uomo che aveva un documento uguale a quello di uno dei killer passati per la Grecia. E poi Abdelhamid Abadou è ritenuto l'ispiratore del gruppo autore della strage a 28 anni ed è fuggito dopo lo smantellamento del suo nucleo jihadista nel gennaio scorso. Di taglio basso siamo qui per uccidere i crociati nemici. Dai piccoli reati con l'amico Abdeslam ai campi di Damasco, chi è l'uomo che ha pianificato le stragi? Potevo esserci io, la Francia commossa si stringe alle vittime. A mezzogiorno un minuto di silenzio e poi la Marsigliese. Il paese torna in piazza e cerca di ritrovare la normalità. E poi nei Balcani, Bosnia a rischio, cellule islamiste. Sito affiliato all'IS, minaccia vendetta, scorrerà un fiume di sangue.
Hollande, la Francia è entrata in guerra davanti alle Camere riunite a Versailles. Il presidente chiede un impegno all'Unione Europea. Cambieremo la Costituzione, la Charles de Gaulle nel Mediterraneo. La CIA in cantiere, altri strike firmati dal Califfato. E poi Lucio Caracciolo, favorire coalizione araba contro IS. Erdogan al G20, Assad pronto a non ricandidarsi. Dal vertice di Antalya, accordo per colpire chi alimenta e finanzia le reti jihadiste. Obama, i terroristi sono il diavolo, dobbiamo distruggerli. Il distinguo di Mosca. Di taglio basso, Londra, sventati 7 attentati. Cameron, gli ultimi 6 mesi ad alta tensione, reclutati altri 2.000 agenti. Attacco all'Europa, lo strazio del fidanzato, riporterò Valeria a casa. Si parla di Valeria Solesin, la ragazza di Venezia, morta durante il colpo all'interno del locale. Andrea Ravagnani aspetta il nulla osta delle autorità oggi a Parigi, familiari, colleghi dell'università, una ragazza meravigliosa che amava il suo lavoro. La scuola, gli studenti ricordano tra flash mob e silenzio. Attacco all'Europa, gli abruzzesi, ore di angoscia per i cugini allo stadio. Gaia Cavuto, 19 anni di Tolle, ospite a Parigi dagli zii. Il giorno dell'attentato è stato il più lungo della sua vita. Il rugbista parisse, non vado via. Verratti e i giocatori del Paris Saint-Germain scortati dalle guardie del corpo. E poi i nostri giorni di terrore e ansia, gli abruzzesi che tornano dalla Francia, i racconti di chi era in vacanza a Parigi, noi in fuga dai locali e la metà dei passeggeri rinuncia a partire per la Francia. Il sindaco di Pescara dice di reagire al dramma. L'atleta di Palma a cena, grazie a Facebook abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di brutto e siamo rimasti impietriti. E poi la fotografa Andrelli, barricata in casa durante le stragi, ma il prossimo fine settimana tornerò a Parigi. Queste sono le immagini degli abruzzesi che sono tornati da Parigi dopo le stragi che sono avvenute venerdì. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, era lì ad attenderli, ad accoglierli e soprattutto a vedere quali erano le sensazioni, anche le reazioni dopo quello che era successo. C'eravamo anche noi, vediamo il servizio. Atterrato da pochi minuti all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il volo Parigi-Pescara, quasi 200 persone hanno raggiunto e superato lo scalo pescarese, tanta paura nelle parole di chi ha vissuto la tragedia, anche se indirettamente, degli attentati nella capitale francese. Tanti giovani, tante famiglie erano nella città transalpina per trascorrere il weekend, un weekend che è stato davvero triste, duro, difficile, che probabilmente non dimenticheranno più. Un po' l'abbiamo visto perché eravamo lì, quindi abbiamo iniziato a vedere gente che correva e niente, poi un po' ci hanno avvertito, però pian piano abbiamo capito cosa stesse succedendo, una volta in albergo, sì. Tornerete comunque, certo, in Francia? No, sì, sì. Abbiamo passato una notte molto molto agitata per noi e soprattutto anche di frenesia, perché non capivamo cosa stesse succedendo. Eravate molto distanti dai luoghi degli attentati? Purtroppo no. Eravamo a 100 metri dal Bataclan con la TL, quindi purtroppo abbiamo assistito quasi in diretta a ciò che era successo. Tanta polizia per la strada, tanta paura, tanto terrore. Sì. Sia la notte stessa che anche i giorni dopo la città era proprio in un clima surreale. Giustamente, perché un atto del genere sembra ingiustificato, è ingiustificato. È andato a colpire ragazzi, giovani della mia età, in un quartiere super giovane. Quindi ci ha colpito direttamente anche a noi, ovviamente non fisicamente ma molto nella testa, quello sì. Tanta polizia in strada? Polizia quando ne vuole. All'aeroporto? All'aeroporto sì. Maggiori controlli rispetto? Qualcuno in più sì, però più o meno i soliti controlli. C'era l'esercito all'aeroporto e basta. Polizia girava, sì. Test di cuoio che vedevi in macchina prima di partire sempre in pro. Tornerà lei in Francia, a Parigi? Dopo che passa la paura, può andarsi, ora è difficile. È ancora viva nelle parole di queste persone la paura e il terrore che si è vissuto in queste ultime ore? Loro malgrado si sono trovate nell'epicentro di una delle, penso, cose più gravi che è accaduta in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con quelle persone con cui ho parlato, insomma, ho colto il fatto che difficilmente dimenticheranno questo fine settimana.
poi la necessità in qualche modo che le nostre vite ritornino come quelle di prima, che non si abdichi al diritto di viaggiare, di andare in un ristorante piuttosto che in un teatro ad ascoltare musica, perché sembra che un po' questa guerra e i valori dell'Occidente va nella direzione di infonderci la paura, ma noi dobbiamo resistere e dobbiamo continuare a vivere la nostra vita giorno dopo giorno. E ieri è stata una giornata ad alto impatto emotivo anche per L'Aquila. C'è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E allora vediamo qui Mattarella, L'Aquila rinasce dall'università, il Presidente, qui la testimonianza dei terremotati che non si arrendono. Inaugurato l'anno accademico, un minuto di silenzio per le vittime di Parigi. Il messaggio della rettrice Inverardi: vogliamo essere un pezzetto di questo paese che funziona. E poi le testimonianze di 5 studenti che fanno ricerche e rappresentano le eccellenze dell'Ateneo. Ancora la commozione davanti alle foto degli 8 ragazzi. Sosta alla casa dello studente per deporre una corona, l'incontro con due superstiti e i familiari delle vittime. Tra le macerie di Onna, la memoria e il dolore, visita nel centro storico distrutto e alla chiesa appena ricostruita, poi canti e bandierine per l'accoglienza dei bimbi dell'asilo, ricostruzione e controlli. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, sempre per la stessa notizia: Mattarella, Parigi non si fermi e riparta come L'Aquila. Il capo dello Stato elogia la tenacia dell'Ateneo del capoluogo, la cultura e il farmaco contro l'oscurantismo e l'intolleranza. E poi a tavola si scherza sul vino e sul cialente calmo, clima disteso nel pranzo in prefettura, metà strada tra il vertice e la conviviale. Ancora dolore e commozione, i ricordi non passano. Il presidente incontra i parenti delle vittime, l'associazione degli studenti deceduti nel sisma, siano morti sul lavoro. D'Alfonso: è questo il luogo della resilienza, chiediamo rispetto per i nostri morti. È stato chiesto la replica del capo dello Stato, ne avete tutto il diritto. Questa la visita fatta anche a Donna, ricordiamo che era uno dei simboli del terremoto. E poi Legnini: il Tribunale dell'Aquila, un esempio virtuoso, inaugurato il primo edificio pubblico che torna in vita in centro nella sua sede storica. E ieri dunque è stata una giornata importante per L'Aquila, c'è stata la visita del Presidente della Repubblica, è stata una giornata integralmente dedicata all'Aquila, agli aquilani, alle vittime, alla memoria delle vittime, ai familiari e soprattutto a tutti quegli aquilani, a tutti quei residenti che hanno vissuto davvero quei momenti tragici. C'è stata anche la memoria per i fatti tragici di Parigi. Noi c'eravamo, vi facciamo vedere le parole utilizzate da Mattarella a Donna in questo servizio. Onna città ferita, Onna tra i simboli della memoria di quel tragico 6 aprile 2009. Oggi a distanza di 6 anni si vedono ancora le macerie, i MAP sono le uniche abitazioni che i cittadini hanno a loro disposizione. La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, diventa una testimonianza di vicinanza per non essere dimenticati. La visita istituzionale, blindata e scandita da tempi strettissimi, si apre con il saluto ai familiari delle vittime riuniti in una piazza dove spiccano due bandiere, quella dell'Italia e quella della Francia. E il parallelismo è inevitabile per il Presidente. Sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. Una visita silenziosa, nessun discorso istituzionale, solo un saluto. La priorità l'ha avuta la città, Mattarella ha voluto percorrere le strade, vedere le macerie e poi dedicarsi a chi ha vissuto quelle ore di paura. Una visita che ha suscitato sentimenti di solidarietà in qualcuno e di indignazione in qualcun altro che si attendeva più presenza e forse qualche messaggio più diretto. Mi aspettavo un qualcosa di più, cioè intanto una presenza di più politici, una presenza di più persone, e quindi questo è un rimprovero delle persone a livello locale, che però tante persone qui sono anche deluse. Sono. Soddisfatta di quello che ha fatto, della visita, delle parole? Le parole non le ho sentite, però mi ha fatto tanto piacere. Perché piacere? Piacere per vedere una persona che è come noi. È simile, no, come noi, voglio dire, con tanto rispetto, però si porta nelle nostre qualità di persone. Ad accogliere il Presidente della Repubblica c'erano anche i sindaci del cratere, quelli che più di ogni altro hanno conosciuto la distruzione e la sensazione d'abbandono. Vi siete sentiti dimenticati in questi 6 anni? Qualche volta sì, però poi
tutto sommato se le gru dimostrano che la nazione ci è vicina, come tutti gli italiani sanno fare nei momenti del bisogno. Infine un dono che Onna ha voluto consegnare nelle mani di Mattarella, una pietra delle macerie resa scultura, un simbolo forte pieno di significati, la distruzione, la rinascita, la trasformazione, il ricordo. A distanza di 6 anni, adesso da qualche mese abbiamo iniziato la ricostruzione. Ancora sono stati fatti soltanto gli scavi, però questo ci dà già la fiducia e una speranza per il futuro. L'arrivo del Presidente ci rafforza questa speranza. Ieri si è parlato anche di ricostruzione. Il Presidente dice ricostruzione veloce ma senza ombre, l'auspicio del Sindaco davanti a Mattarella in tribunale. E poi L'Aquila non è la città del malaffare, la pezzo pane, il capo dello Stato all'Aula Magna intitolata al giudice Villani. E poi procuratore Cardella, siamo riusciti a bloccare le infiltrazioni malavitose grazie alla collaborazione messa in campo tra le istituzioni. La speranza di rivivere della nostra città non si è fermata, la riapertura del primo corpo del Palazzo di Giustizia è un buon segnale. Ora lasciamo le pagine della cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questa settimana all'insegna del bel tempo, quali sono le previsioni per i prossimi giorni? Ma guarda Francesca, continuerà ancora il bel tempo sulla nostra penisola e sulla nostra regione, tutt'al più ovviamente dato che siamo interessati da una vasta area di alta pressione che si estende dalla penisola iberica fin verso i vicini Balcani, ci saranno le nebbie ad interessare, le nebbie interesseranno soprattutto le valli interne e i litorali lungo la fascia costiera, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Banchi di nebbia che poi tenderanno ad interessare le zone collinari, ma non ci sarà invece nessun problema particolare sulle zone altocollinari e montuose, dove il cielo sarà limpido e il clima sarà ancora mite, le temperature saranno ancora ben al di sopra delle medie stagionali, quindi una situazione che non cambierà di molto nei prossimi giorni, anche se ci saranno degli annuvolamenti tra domani e giovedì, annuvolamenti di scarsa consistenza, mentre poi Francesca invece c'è da segnalare, perché gli ultimi aggiornamenti lo confermano, un deciso cambio di circolazione a partire da venerdì, ma ancor più nel corso del fine settimana, perché è previsto l'arrivo di un intenso nucleo di aria fredda di origine artica che raggiungerà dapprima le isole britanniche, poi raggiungerà l'Europa centrale e nel corso del fine settimana si riverserà sulla nostra penisola, favorendo non solo un deciso peggioramento del tempo, ma anche una generale e sensibile diminuzione delle temperature che avvertiremo soprattutto nella giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana, mentre il peggioramento inizierà a manifestarsi già dalla serata di venerdì e nelle prime ore della giornata di sabato, con fortissimi venti occidentali che interesseranno soprattutto le zone montuose e il versante orientale. Saranno venti il garbino sul versante orientale, che favorirà anche un temporaneo aumento delle temperature, soprattutto sul versante orientale della nostra regione. Poi però a seguire i valori tenderanno sensibilmente a diminuire, ci sarà un peggioramento e probabilmente oltre ai temporali avremo anche il ritorno della neve sui nostri rilievi, ma non solo, perché l'abbassamento delle temperature potrà favorire nevicate anche a quote più basse, ma di questa situazione, che al momento risulta molto complessa e ci saranno sicuramente degli aggiornamenti, ne riparleremo nei prossimi giorni, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore. Noi sottolineiamo sempre sulla destra le telecamere sulle 4 province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio. Suggeriamo anche 2 profili Facebook. Uno si chiama proprio Abruzzo Meteo. Eccolo qua. Troverete tutto quello che è presente nella pagina, sul sito web, sulla pagina dell'ufficiale di Abruzzo Meteo, e i bollettini aggiornati, la situazione in cambiamento, le previsioni di Giovanni De Palma. Noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni, eccolo qua, perché qui troverete qualche curiosità in più, troverete tutto quello che è presente nella pagina ufficiale, in più qualche curiosità come la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove si registrano gradi e anche situazioni meteo, ricordiamo scattata da Monte Silvano. Troverete gli strumenti di
rilevazione meteo di Giovanni De Palma con la spiegazione del loro utilizzo per gli appassionati e troverete anche le segnalazioni degli utenti, il che significa che tutti i residenti delle quattro province abruzzesi, in caso di situazioni da sottolineare, fanno foto oppure girano video e le postano sulla pagina di Giovanni De Palma. Da un lato mettendo a conoscenza Giovanni De Palma della situazione, dall'altra tutti gli utenti connessi al suo profilo, perciò noi la suggeriamo per viaggiare sempre in sicurezza. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani alle 7:20. Grazie Francesca, a questo punto colgo l'occasione per augurarti una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Frantoia al lavoro, 2015 annata super per l'extravergine. In Abruzzo si stima una produzione di 13-16.000 tonnellate, prezzi tra i 7 e gli 8 euro al litro, tranne le varietà di nicchia. E poi domani all'Aurum di Pescara, energia e crescita delle imprese, fa tappa in Abruzzo l'iniziativa di affari e finanza di Repubblica. Scorriamo ancora le pagine del centro e andiamo a Pescara. Un braccio di ferro sull'impianto sportivo, si parla delle Naiadi. La regione minaccia, gestione di Renzo a rischio. L'ente, scuola di nuoto in subappalto, tariffe poco chiare, canone non pagato. Luciano Di Renzo dichiara: forniremo i chiarimenti richiesti, ma la priorità è il rimborso dei 900.000 euro che ci deve la regione. E parla anche Domenico Pettinari dei Movimento 5 Stelle. Chiediamo la decadenza dell'appalto un nuovo bando di gara con una garanzia per gli ex dipendenti licenziati. Ancora impianto da 570.000 presenze, il gestore, ci sono servizi prima assenti, se qualcuno è interessato si faccia avanti. E ancora la salmonella nelle vongole, un blocco totale della pesca. È stata firmata ieri la seconda ordinanza del comune nel giro di pochi giorni. Stop alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi sull'intera costa e oggi nuove analisi in programma. Confcommercio, il progetto Tenaci. Danelli, turismo e formazione sono gli obiettivi delle imprese. E poi le nuove regole per gli alloggi, si parla di case dell'Ater, le case popolari del comune affidate in gestione agli inquilini. L'amministrazione senza soldi assegna alle famiglie assegnatarie pulizie e manutenzione degli edifici. La commissione ha già approvato la delibera, tutti d'accordo per cominciare dal 1 gennaio. L'autogestione verrà controllata dall'assemblea e da un presidente. Chi non paga per lungo tempo le quote di condominio rischierà lo sfratto. E poi si rifà il bando, i 900 sono in lista d'attesa, al via la nuova graduatoria per le case popolari. Per le domande c'è tempo fino al 14 gennaio 2016. In via Caduti per servizio il cantiere fermo da mesi a Fontanelle. I lavori di copertura del fosso di via Caduti per servizio a Fontanelle sono fermi da tempo. La segnalazione arriva dai cittadini della zona che vedono il cantiere bloccato e si chiedono il motivo dello stop. Sono forse finiti i soldi? Dicono sconfortati. E infine di spalla, quasi pronti i 45 alloggi Ater ristrutturati con 1 milione di euro. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, restiamo a Pescara, si parla ancora del progetto per il nuovo stadio, l'opera da 40 milioni di euro. Stadio niente negozio, dovremo chiudere il nuovo progetto bocciato dai commercianti, ma ai cittadini piace. E poi di taglio basso ecco i nuovi pizzaioli di Confcommercio, lezioni tenute dal maestro Valle, ultimi giorni per iscriversi al corso in partenza il 23 novembre. Il giubileo, due porte sante per cancellare i peccati. Annuncio della curia, dal 13 dicembre a San Cetteo e Beato Nunzio di Pesco sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria. Ecco i passi imposti dalla religione. Lezioni di inglese gratis a chi è senza lavoro. Spoltore l'iniziativa dei servizi sociali del comune per aiutare le persone in difficoltà economica. E poi Maiella Morrone, domani un sit-in in Viale Bocca. Ovvio, i lavoratori dell'azienda speciale chiedono di essere tempestivamente informati su tutte le questioni che ci riguardano per instaurare un rapporto trasparente e concreto fra istituzioni e dipendenti stessi. La richiesta è contenuta in una lettera inviata alle istituzioni coinvolte dopo la decisione del Consiglio regionale di costituire un gruppo di lavoro per individuare soluzioni ad hoc per garantire il futuro occupazionale.
Andiamo avanti a Montesilvano, intervento anti-alluvione, bonificati i canali intasati, arbusti e rifiuti finiscono nei fossi di scolo delle acque meteoriche e arrivano dalle strade del quartiere Villa Carmine e confluiscono nel Saline. Stella Maris c'è la firma di Paolone, il rettore vicario dell'Università Telematica appoggia il progetto dell'Accademia. Galleria Serafini, l'arte nei borghi, fino al 22 in città la rassegna itinerante. Alimentazione, un incontro sul trattato di libero scambio a Città Sant'Angelo. E poi caserma di Carabinieri, lavori quasi ultimati nella nuova sede. Siamo a Francavilla, sta procedendo a ritmo spedito il progetto di riconversione della pretura affidato alla ditta De Cesaris. Rispettato il cronoprogramma delle opere annunciato in primavera con la consegna del cantiere entro fine anno, procede anche la posa dei San Pietrini nel Paese Alto. A Manopello restauro del comune, slitta la gara, si decide su un appalto di ristrutturazione sismica da 744.000 euro. A Manopello sabato e domenica la giornata dell'albero. L'ospedale San Massimo sempre più smembrato, siamo appena il corteo di protesta con 500 persone, non ha attenuato la preoccupazione. Rianimazione, radiologia e laboratorio analisi sono stati ridimensionati. Il progetto da 12 milioni e mezzo, riqualificazione nei reparti in alto mare. Si attende ancora di conoscere i tempi necessari per la ristrutturazione dell'ospedale di Penne. Lo scorso settembre è stato portato all'esame della sezione lavori pubblici del Comitato regionale tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo, il progetto di riqualificazione e ampliamento del presidio sanitario Vestino, il progetto da 12 milioni e mezzo di euro, le cui risorse sono state tra l'altro previste nel quadro di un accordo di programma che sta per essere sottoscritto con il Ministero della Salute. Rimossi 12 lacci dei bracconieri, azione coordinata di 40 volontari e guardie CTA, WWF forestale nel parco a Caramanico Terme. E poi una strada tutta nuova per sportivi e amanti del Voltigno, Villa Celiera, 6 mesi dopo le frane di primavera. Loreto, olivocoltura abruzzese, il dibattito al Castello di Chiola. A Teramo, Colledara, il terzo caso in un mese, i coniugi investiti, lui muore in carrozzina, coppia di anziani travolta da una macchina mentre attraversa, lei è grave, la guidatrice è abbagliata dal sole. L'uomo è stato soccorso con eliambulanza ma è morto in ospedale. Il ricordo dei nipoti, una persona con una grande forza e sempre pronto alla battuta. E di taglio basso ci sono i precedenti, a Campli e Giulianova, il quarto investimento mortale dall'inizio dell'anno sulle strade teramane. Andiamo a Chieti, il blitz a Sant'Antonio Abate, armi e droga sequestrate ad un meccanico, erano nel capannone, nascosti in un terreno, valore 70.000 euro, indagato anche un 39enne, i due giravano con le pistole. Scuola, 54 precari saranno risarciti dal Ministero. Siamo a Lanciano e il Ministero dell'Istruzione dovrà risarcire 54 precari della scuola della zona frentana. Con l'ultima sentenza di ieri relativa ai ricorsi di 29 tra docenti e collaboratori scolastici, il giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano, Andrea Belli, ha chiuso i procedimenti aperti contro il MIUR per la mancata immissione in ruolo di insegnanti e personale ATA. In totale, tra mensilità non corrisposte e scatte di anzianità, il Ministero dovrà sborsare solo nel Frentano oltre 500.000 di euro. Di taglio basso, la PN di Nenno voleva uccidere, sferra 2 coltellate al cognato ma lo manca e oggi la convalida dell'arresto. A Cupello, morta di emorragia, aperto un fascicolo per omicidio. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, torniamo alle pagine di apertura. Si parla di spesa per i ticket, una circolare riapre la polemica tra Forza Italia e Giunta. Una circolare interpretativa del decreto della Giunta regionale firmato il 5 agosto scorso dal commissario governatore D'Alfonso, che avrebbe stravolto quanto concordato da maggioranza e opposizione sulla compartecipazione alla spesa socio-sanitaria, cioè che per tutto il 2015 a farsi carico della spesa aggiuntiva sui ticket sarebbe stata la Regione Abruzzo. Forza Italia a fare, a presentare questa conferenza e questa notizia, noi c'eravamo, ascoltiamo. Sospiri, Forza Italia parla di tototruffa su ticket sanitari ospedali, perché? Sì, siamo al remake di un noto film di Totò, se non fosse invece una situazione
tragica ci sarebbe veramente da riderci su. 5 agosto, dopo una battaglia durata un anno, le opposizioni sono riuscite a correggere il regolamento che applica il pagamento del ticket sociosanitario ai tanti abruzzesi che hanno bisogno, per evitare una ricaduta pesantissima sulle loro tasche. Con una circolare di questi giorni, come se una circolare potesse superare il dettame di una legge, che è tale appunto perché si legge, e c'è scritto che l'intero costo del ticket sociosanitario a carico di utenti e comuni è coperto dalla regione, si invece invita le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano queste prestazioni a fatturare la quota dell'utenza direttamente all'utente, ovvero alle pensioni di accompagnamento, alle pensioni al pagamento del ticket appunto da parte dei familiari. Questo è vergognoso, è una vera e propria truffa ai danni degli abruzzesi, in cui si cerca di far entrare dalla finestra il ticket come nuova tassa che noi eravamo riusciti perlomeno a chiudere fuori la porta. E sugli ospedali siamo al ridicolo. Paolucci dichiara urbi et orbi la sua soddisfazione per aver visto da parte delle strutture del Ministero Economico e della Salute approvare il piano di riordino della rete sanitaria, che tiene gelosamente segreto. Non dice agli abruzzesi che riporta a casa 10 ospedali in meno tra declassamenti e chiusure, da Giulianova a Atri, da Sant'Omero a Penne, da Popoli a Sulmona a Castel di Sangro, e non dice soprattutto che ci saranno 9 pronto soccorsi in meno. Ed ora Sulmona post sisma, 70 indagati a Bugnara. Nel mirino della procura Peligna la gestione delle schede sui lavori di recupero relativi alle lesioni subite dalle abitazioni, contestati tempi, procedure e soprattutto la quantificazione dei danni, in alcuni casi clamorosamente superiore alla realtà. Gli avvisi di conclusione delle indagini riguardano tecnici, ditte e proprietari delle case. E poi De Cesare contro Floris, non poteva essere nominato. Sempre siamo ad Avezzano, qual è il vero ruolo di Pangrazio? Si gestisce l'acqua o le poltrone? Andiamo avanti a Pescara, corruzione e falso, lo scandalo mense scuote il comune. Chiusa l'inchiesta contro 2 dirigenti e 4 manager della Cir Food, titolare dell'appalto per la refezione scolastica. Il PM Anna Rita Mantini chiederà il processo per il contratto addomesticato in cambio di assunzioni di favore. Case popolari, scacco agli abusivi, chi occupa escluso dal nuovo bando. In via di assegnazione 45 alloggi ATER, ristrutturati con fondi del comune. Presto nuovi cantieri in via Pepe e via Peligni. Linea dura, niente casa popolare per gli abusivi, è la novità più interessante del nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, emanato ieri dal comune. Chi negli ultimi 5 anni ha abusivamente occupato un alloggio non potrà presentare domanda per l'assegnazione dei 45 alloggi ATER, che con un accordo l'amministrazione ha chiesto di poter ristrutturare con un investimento complessivo di 944.000 euro. E ieri ci sono state proprio le parole dell'assessore Sulpizio sul caso che riguarda le case dell'ATER, sull'abusivismo e anche sulle nuove manovre del comune di Pescara. Vediamo. Oggi noi pubblichiamo il bando dove tutti i cittadini che hanno necessità potranno presentare le loro domande, che andranno a scadere, lo ricordiamo, il 14 gennaio 2016. È una risposta importante che noi diamo, infatti abbiamo voluto preparare il bando nei tempi tecnici, perché ci rendiamo conto che uno degli elementi fondamentali che ci richiedono più cittadini è proprio la casa. Logicamente questa graduatoria di per sé non avrebbe riflessi nel momento in cui verrà stilata una graduatoria, non ci saranno elementi concreti, vale a dire assegnare concretamente le case. Su questo utilizzo anche questa occasione per ricordare che il protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'ATER va bene, nel senso che quel protocollo che vi ricorderete, sulla base del quale non ristrutturiamo le case dell'ATER, sta dando i propri frutti, è un investimento consistente per il comune di Pescara, quasi 500.000 euro, però stiamo ristrutturando i loro alloggi e li stiamo assegnando. Per quanto riguarda però la problematica delle case popolari, restano dei problemi nella zona di Fontanelle e di Via Caduti per Servizio? Ma i problemi restano un po' ovunque, perché io presumo che lei si riferisca alle case occupate legittimamente. Quello è un problema che riguarda, ahimè, un po' tutta la cittadinanza. Con soddisfazione però le dico che il comune di Pescara ha solo 3 abitazioni occupate abusivamente. È un problema che ha prevalentemente l'ATER, che ha un numero
elevato, come si combatte? Assegnando immediatamente le case. Ed ora torniamo a Pescara con un caso che esplode durante una trasmissione della RAI, le armi e il colonnello nel caso Somalia. Un ufficiale pescarese, Antonio Intorcia, a lungo in servizio in città, avrebbe militato nella struttura clandestina per l'addestramento di guerriglieri. Dopo la puntata di Report lui nega: ho sempre servito lealmente l'Italia, le rivelazioni su Elena Maniero. La morte della figlia del boss, un suicidio o omicidio, l'inchiesta viene riaperta dopo le rivelazioni dell'ex camionista Giancarlo Carpi. La procura di Pescara riaprirà il fascicolo sulla morte di Elena Maniero, archiviato a suo tempo come suicidio per una delusione d'amore. Un fatto puramente tecnico, lasciano intendere gli inquirenti, ma comunque doveroso dopo le dichiarazioni dell'ex camionista, che quindi sarà presto ascoltato. Nel corso della trasmissione Report l'uomo ha raccontato dei suoi rapporti in carcere con alcuni ex affiliati della mala del Brenta, da cui avrebbe appreso della morte della ragazza. Non si è suicidata, riferito: ero in cella con i suoi e la sera prima che la uccidessero, al rientro a mezzanotte, hanno fatto una riunione lì in cella, tra di loro hanno discusso e non erano d'accordo su quello che doveva succedere la sera dopo a Pescara. Il Frecciarossa incanta i montesilvanesi. C'è il pubblico in stazione al passaggio del treno veloce, sembra la scena del Rex di Fellini. Rischi allagamenti, controlli sui fossi a Montesilvano, operazione inverno. Andiamo a Chieti, parcheggi, viabilità e ritardi, caos in centro, le richieste di residenti e commercianti per rendere più vivibili i quartieri di Santa Maria e Piano Sant'Angelo. Vanno rimodulati gli orari della ZTL in base alle esigenze e proseguono intanto i lavori di riqualificazione al Trivigliano. L'associazione L'Altra Chieti incontra i cittadini con il consigliere Enrico Raimondi. Oggi dal giudice il giovane che ha tentato di uccidere il cognato per 80 euro prima di arrendersi, il 28enne, ha telefonato all'avvocato, aveva paura delle conseguenze del suo gesto. Edilizia, persi 5.000 posti e 1.000 imprese, la crisi reale. Filca e CISL dicono ripartire dal territorio avviando le opere già cantierabili. E poi hashish, cocaina e armi dentro l'abitazione, arrestato 40enne, denunciato anche un complice dopo le segnalazioni ricevute dagli agenti del commissariato, il blitz con le unità cinofile. Le indagini continuano per capire a cosa servisse un arsenale del genere. E a Lanciano, insegnanti precari, altri risarcimenti. Biomassa, inquinamento ambientale, ammessi il comune, 46 parti civili. È partito il processo contro il sansificio Vecere. E poi la sicurezza della Puglisi, arriva 1 milione, siamo ad Ortona. A Teramo, trasporto scolastico, la finanza in comune, inchiesta della procura sul nuovo bando di gara. Tra le ditte partecipanti c'è anche la Frat Arcangeli, ipotesi di reato turbata, libertà degli incanti. Le fiamme gialle, i carabinieri, gli agenti di PG della Polstrada lungo negli uffici per acquisire gli atti, smentite le voci su due dipendenti indagati. Romanelli, nessuna interruzione al servizio, resterà affidato in proroga all'Angelino. L'indagine potrebbe portare a rallentare le procedure, ma fino a fine anno non ci sarà alcun problema. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Ancora scintille sull'ex OVS occupato. Il musicista Melozzi annuncia querela e chiede le scuse. Il procuratore ribadisce: mai associato NTT al terrorismo. Un minuto di silenzio, i vigili del fuoco schierati per ricordare le vittime di Parigi. Il PD teramano pronto a sabotare l'ASL unica. Ginoble avrebbe convinto i consiglieri teramani ad opporsi al progetto Paolucci d'Alfonso. Il punto su Teramo: nei giorni scorsi incontri tra i due onorevoli teramani, Tommaso Ginoble e Paolo Tancreti. Il senso del dovere: Ginoble avrebbe lanciato un durissimo monito ai consiglieri teramani sul rispetto del mandato territoriale. Un patto di ferro, una coalizione trasversale che non ti aspetti, disposta anche alle barricate per dire no al progetto dell'assessore regionale Silvio Paolucci sull'ASL unica abruzzese. Dopo i proclami, le voci, le rassicurazioni e i rumors circolati nelle ultime settimane, il dado sembra ormai tratto. Salvati due Labrador che rischiavano l'investimento, due poliziotti con l'aiuto di una ragazza li recuperano sulla statale 80 e riescono a metterli in salvo. L'allarme: perdita d'acqua lungo il corso, ma il cantiere non c'entra, siamo sempre a Teramo.
Provincia, una nuova raffica di colpi in tutta la provincia di Teramo, ladri scatenati nell'entroterra, entrano in 3 abitazioni a Villa Rossa di Castelli, furti in casa anche a Tortoreto, le ronde e i rinforzi. Nonostante le ronde dei cittadini e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, i ladri continuano a colpire senza essere intercettati. Isola passa finalmente alla raccolta dei rifiuti porta a porta. E poi ribellatevi ad Alessandra Ricchi, Tortoreto nel cuore, invita i consiglieri di maggioranza a cambiare rotta. Il rimpasto sta bloccando l'amministrazione. Degli assessori in carica solo Katia Verdecchia lavora a pieno regime, siamo a Giulianova. E poi di spalle il comune paga Di Teodoro per un incarico che risale a 6 anni fa. Gatti e Ginoble si fanno l'occhiolino. Gli ultimi rumors parlano di un patto trasversale per governare Roseto. Un terremoto, il gruppo di Futuro in sarebbe pronto ad appoggiare il candidato del PD Sabatino Di Girolamo. Un patto trasversale nella politica rosetana che rischia di fare clamore. E quello che sembra in via di costituzione a Roseto in vista delle prossime elezioni amministrative. E si tratterebbe di una novità clamorosa. Gli ultimi rumors di una situazione politica mai così ingarbugliata vedono profilarsi all'orizzonte un accordo tra il Partito Democratico, rimasto orfano degli altri partiti del centro-sinistra, e una parte del centro-destra, capeggiata da Paolo Gatti e rappresentata in città da Alessandro Recchiuti, che proprio negli scorsi giorni ha annunciato di voler dar vita ad un gruppo locale di Futuro In. È una mossa che, se arrivasse, spiazzerebbe sia la compagine che fa capo all'onorevole Giulio Sottanelli, pronto a candidare con l'appoggio di D'Alfonso Rosaria Ciancaglione, che lo stesso sindaco Ennio Pavone, che vedrebbe in questo modo spaccarsi la squadra che gli ha permesso di governare per gli ultimi 5 anni. Adesso passiamo alla pagina dello sport. Iniziamo dal Teramo. Campitelli suona la sveglia al Teramo. Il momento imponeva il suo ritorno sulla scena e lui è tornato dopo la brutta sconfitta nel derby con l'Aquila di sabato scorso. Luciano Campitelli non poteva rimanere inerte e così il presidente del Teramo ieri ha prima incontrato il tecnico Vivarini e poi ha tenuto a rapporto la squadra nello spogliatoio del Bonolis prima dell'inizio dell'allenamento. E andiamo a vedere la stessa notizia sulle pagine del centro. Apriamo la pagina dello sport, anche qui ieri c'è stata una lunga conferenza stampa da parte del presidente Campitelli. Eccolo qua. L'ordine di Campitelli: voglio 6 punti in 2 gare. Messaggio Vivarini: a me piacerebbe giocare con il 4-3-3. Il nostro obiettivo resta la B, ma per quest'anno dobbiamo pensare alla salvezza. Dalla vecchia guardia mi aspetto un atteggiamento da leader in mezzo al campo. Il momento no dei biancorossi, l'imprenditore a colloquio con giocatori e tecnico. Mi pesa non poter andare negli spogliatoi per la squalifica. E poi di Cosmo, io insultato dai rosetani senza motivo. Prima di questo torniamo alla conferenza stampa che c'è stata ieri da parte del presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Ascoltiamo. Quell'obiettivo a tutti i nostri tifosi e a noi in primis ci è rimasto in testa. Se non sarà quest'anno, sarà, spero, tra qualche anno, ma sicuramente sarà l'obiettivo della salvezza. Credo che in questo momento non lo voglio neppure pensare, ma non lo voglio pensare neppure fra qualche anno. Per noi fra qualche anno l'obiettivo è quello, senza dire cosa, ma è quello. E prima o poi Teramo dovrà andare su quello, perché lo ha dimostrato che lo può fare, perché noi lo abbiamo vinto. Nella vita molte volte le persone vanno premiate, loro in quel momento andavano premiati. Però poi succede che quel premio ti rilassa, perché se tu devi conquistare un qualcosa ti impegni tanto per poterlo conquistare, poi dopo che l'hai conquistata può darsi che ti stufi e la lasci quel qualcosa. Quindi sicuramente ad alcuni ha influito negativamente, ad alcuni ha influito negativamente. Volete sapere come mi piacerebbe giocare a me col 4-3-3? Adesso, se proprio ve lo devo dire, ecco, a me piacerebbe giocare col 4-3-3, ma ci stiamo avvicinando, quindi piano piano ci avviciniamo, perché purtroppo per poter sicuramente
trovare l'amalgama giusta, per me è facile dire, ma poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo i calciatori, c'è di mezzo il tempo per poter sicuramente metterli in mezzo al campo, ma io penso che prima o poi ci arriveremo. Questa è una squadra che fin quando non ci diranno i punti o i non punti che non ci ridanno o ce li ridaranno, oggi deve pensare a salvarsi, gliel'ho detto, e basta. Di partita in partita, domenica voglio 3 punti, in casa voglio 3 punti e poi vediamo che succede. Perché le prossime 2 partite per noi sono indispensabili, perché dobbiamo riportare a casa 6 punti. L'Under 21 in Abruzzo oggi al Patini. Di Biagio lancia la coppia Monachello-Bernardeschi. Il CT chiede maggiore concretezza alle punte, gol e vittoria per il salto di qualità. Attesi oltre 3.000 spettatori a Castel di Sangro, ore 17 contro la Lituania. E poi il capo cannoniere della B, carattere e forza fisica, la Padula, è da Serie A. Il bomber del Pescara, raccontato da tecnici e DS che l'hanno cresciuto. La famiglia, il fratello Gianluca, è un guerriero. Davide gioca nel Saluzzo. Ogni anno sfida a suon di gol, chi perde paga la cena. Sempre la Serie B, la Virtus Lanciano, Amenta e Ferrari rischiano il forfè anche a Chiavari. Rossoneri penultimi tra infortuni e difficoltà a fare gol a gennaio. Serviranno dei rinforzi per la salvezza. E ancora Campitelli, abbiamo già visto le dichiarazioni, andiamo invece sulle pagine del Messaggero e apriamo la pagina dalla Serie B. Pescara, hai un'arma in più. La vittoria di Como ha messo in mostra un Pescara cinico e battagliero, ma poco brillante sul piano del gioco. Oddo soddisfatto, servono anche queste caratteristiche per esaltare le qualità tecniche. Difesa di ferro con Campagnaro e poi la Padula, nessuno come lui nel 2015. Castel di Sangro, il giorno dell'Italia alle 17 al Patini contro la Lituania, c'è in ballo la qualificazione ai prossimi campionati europei. Virtus, la rimonta non può attendere, il penultimo posto è rimediabile, ma bisogna tornare a vincere. Da Versa creiamo tante occasioni, ma adesso servono i gol. Solo 9 reti realizzate dai rossoneri, 4 delle quali portano la firma del solo piccolo. E anche qui c'è la pagina dedicata alle dichiarazioni ieri del presidente del Teramo, la furia Campitelli. Teramo, devi tornare umile. Dimentichiamoci dell'anno scorso, oggi valiamo 9 punti. I giocatori devono avere più rabbia dalle prossime 2 partite. Voglio 6 punti. Con lo sport, come sempre, concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.